Siamo in Borgo Campidoglio, in Corso Svizzera 41, all'interno della cartolibreria L'Anatroccolo, dove la titolare Vincenza La Mattina è ormai dal 2011 punto di riferimento culturale per le aziende di zona e non solo. Nella sua attività ospita spesso esponenti del mondo culturale, locale e non, per dare spazio a temi importanti. Il prossimo appuntamento in cartolibreria sarà sabato 2 dicembre con la presentazione della vera storia di Wits e Friends. Enza adesso ci racconta come mai all'interno del suo negozio, dove vengono esposti articoli di cartolibreria ed è già pronto a bellissime attività natalizie con tutte le sue carte colorate e decorate, ha deciso di ospitare ospiti importanti. Cominciamo allora, Enza, da quanto tempo sei qui? Sono qui dal 2011, dal dicembre del 2011. Come mai hai deciso di, oltre a fare la cartolibreria, ospitare nel tuo locale esponenti della cultura? Perché diciamo che io avevo bisogno di reinventarmi a un certo punto della mia vita lavorativa. E ho avuto modo di conoscere tantissime persone e con queste ho fatto amicizia. Praticamente mi hanno illustrato le loro problematiche e nello stesso tempo ho incontrato persone che probabilmente potevano aiutarle. Temi importanti come il femminicidio, di cui ora il 25 ricorre la giornata nazionale contro la violenza femminile. Sì, Avete ospitato ospiti di calibro del panorama certo. piemontese? Il professor Fabrizio Russo è venuto qui da noi in cartoleria e ha parlato di temi veramente importanti, prevenzione e repressione, quindi contro la violenza femminile e ha lasciato una cosa molto importante, un decalogo per le vittime di stalking e le persone erano molto coinvolte. Ma non soltanto temi socialmente di spessore, ma anche racconti culturali. C'è stata da poco fa una conferenza su un romanzo giallo, Delitto nel Canavese. Anche questo ha avuto molto successo. Sì. Questo a significare che comunque gli italiani e i piemontesi leggono. Sì, molta gente ama ancora leggere. Il prossimo incontro sarà giorno 2, cosa ci puoi dire? Allora, Luca Guglielminetti mi ha fatto conoscere un editor, è la compagna di uno scrittore che è anche poeta e disegnatore, che ha creato 60 opuscoli durante la sua malattia, 10 anni di malattia, appunto, che lo hanno portato a disegnare e a fare dei testi, dei piccoli testi, dei pensieri profondi, che sono stati, come dire, messi sotto forma cartacea e destinati a tutto il pubblico, agli Allora ci interessati. vediamo giorno 2, Corso Svizzera 41, la libreria L'Anatroccolo. Grazie.